Amici sportivi, ecco qua le idee che cadono dal cielo qua in Tracque. Mille idee da Berta che oggi vi trasmetterò tutte le mie idee che sono arrivate a me e io come un profeta Berta ve le trasmetterò a voi. Ma parliamo di montagna, come avevo detto oggi, la qualità della montagna. La qualità della montagna perché? Per un discorso economico. Però bisogna avere delle idee, dei progetti, mettersi d'accordo e darsi da fare. Vedremo una serie di punti, una miscellanea di idee, perché fino adesso tutti portano via tutto dalla montagna. L'hanno portato via. Portano via l'acqua, la corrente. Hanno portato via i ragazzi che sono andati a lavorare nelle fabbriche, le belle ragazze che sono andate ad aiutare nelle case dei ricchi signori. E tutto hanno portato via dalla montagna. Ma bisogna pensare cosa si può fare. Si è visto che un investimento in montagna ha un ritorno di 30 volte, una 30. E quindi gli investimenti in montagna fatti bene hanno un ritorno economico. Ma come? Come investire in montagna? Quante volte abbiamo visto degli sciacalli che arrivano, fanno degli investimenti, mordi fuggi, scappano e lasciano ancora peggio la situazione di prima? Bisogna investire con lo sport. Perché lo sport deve essere il motore di sviluppo economico dell'economia italiana. Magari fosse così, dove non in Italia la promozione sportiva non la fa nessuno. Ma a scuola le maestre, che fuma le sigarette, non possono fare promozione sportiva. Gli enti pubblici dovrebbero fare la promozione sportiva. Sì, gli enti pubblici dovrebbero fare la promozione sportiva. Il CONI qualcosa fa di promozione sportiva. E quindi ecco qua l'idea aperta. La qualità. Portiamo la qualità a buoni allenatori in montagna. L'ambiente c'è, dobbiamo portare persone pronte. Preparate, come qui io con la maglia di Bertolaso, non ne faccio impicci. Chi mi conosce sa che tutto quello che ho fatto negli anni l'ho fatto con un grande spirito di volontariato, soprattutto. Di volontariato per le vicende familiari ed economiche che ho passato. Piuttosto che buttarmi dal ponte, ho detto mi metto in mezzo a fare questo. E quindi sappiamo quanto è importante quali aspetti, lo sport, investire con lo sport. Sport, aspetti educativi, benessere, mi sento bene. Quanta gente dopo i 40-50 anni che non ha mai fatto nessuno sport al giorno d'oggi cominciano a fare sport? Quindi ci sono degli sport, delle attività sportive in crescita esponenziale, tipo il trail, il triathlon, degli sport che si stanno sviluppando molto. Ma soprattutto lo sport deve essere una previdenza al tuo stato fisico. Lo devi capire che non puoi mangiare e stare fermo tutto il giorno, perché l'organismo umano non è stato progettato e la selezione della specie non è stata progettata per quello. Ma mi dirai, i grassi poi non scopano, non si riproducono più. È vero. Quindi magari ci sarà una nuova selezione della specie anche in questo. Ma non è questa la mia battuta scherzosa che volevo fare. La mia battuta è importante perché quante persone hanno il diabete che non fanno attività sportiva? Quante persone devono operarsi all'anca o al ginocchio? Non c'è proprio la cultura sportiva. Quando vai in ospedale non ti chiedono quanto sport hai fatto nella settimana, ti chiedono quante volte è andato di corpo, cioè allucinante. Si sa benissimo che per andare di corpo basta fare un po' di attività sportiva, però ti chiedono quante volte sei andato al cesso. Fantastica questa. E quindi lo sport fa bene, abbiamo visto, ma c'è anche un'economia dello sport.
della gente che può lavorare. Vediamo in Italia, il più grande paese che costruisce biciclette, le esporta in tutto il mondo. Abbigliamento, abbiamo delle marche di abbigliamento in Piemonte, che fanno abbigliamento tecnico. E quindi bisogna pensare perché sta cambiando. La crisi deve chiudere le province, siamo alla 52.527esima settimana che dicono che le province chiuderanno. Intanto tutti i dipendenti pubblici a Cuneo stanno scappando dalla provincia, c'è un fuggi-fuggi, degli uffici dove erano 4-5 ne è rimasto uno, sono oberati di lavoro e sono frustrati e ti chiedono un sacco di integrazioni, di cose e ti si oppongono, non ti fanno andare avanti il lavoro. È vero, guardate, io avrei da fare dei racconti incredibili su questo, su questi funzionari della provincia che... Vabbè. E quindi, ma stiamo parlando di sport questa sera, stiamo parlando di sport. E quindi, stavo dicendo, crisi, chiusura della provincia, chiusura della comunità nelle montane e... riorganizzazione dei comuni. E quindi nella riorganizzazione dei comuni bisognerebbe metterci dentro una righetta sullo sport. Dove cosa vogliamo fare? E pensare a un turismo non solo italiano, un turismo europeo. Un turismo europeo che ci permetta di avere dei finanziamenti europei, dei PSE, PSR, quindi degli stanziamenti di fondi per dei progetti europei. Ma quali progetti europei? Abbiamo visto che, per esempio, sono stati censiti 16.000 chilometri di sentieri. Sono tanti, eh? Ci potremmo fare qualcosa in 16.000 chilometri? E mio amico Speedy qui qua vicino ha organizzato una serie di sentieri colorati dove la gente potrà andare a farsi il suo giro in bici qua a Caraglio. Grande Speedy Barale, per chi non lo conosce. Bravo, anche lui grande volontariato ha fatto. Downhill, sci, quindi bisogna portarlo avanti questo prodotto turistico, rafting, canoa, arrampicata, la via ferrata che abbiamo qui in Tragole, arrampicate sulla diga. Per fare tutto questo però in certe zone dobbiamo fare un impianto sportivo che sia la casetta dello sportivo, dove lo sportivo arriva. Fa l'allenamento, fa la doccia, va a lavorare, riesce a mangiare un boccone spendendo poco, o magari acquistare due integratori, o avere un'assistenza tecnica. Avere un'assistenza tecnica. Perché non tutti quelli che vanno in montagna fanno sport. Su il 20% che fanno sport, l'80% non fa sport, e quindi anche questo 80% qualcosa bisogna fargli fare. E allora è lì che viene l'idea aperta, fare delle serate culturali, bisogna che le organizziamo. Io sto chiedendo tutti in giro, ma no, ma cosa fai? Fare un po' di casino all'aperta, così ci troviamo, facciamo due risate, raccontiamo qualcosa di intelligente e torniamo a casa tutti più contenti. Non riesco, devo scardinare questa mentalità. E di montagna. Ma un altro problema è bisogna rivedere un po' anche il territorio. Chi gestisce il territorio, ma anche il territorio deve essere preparato alla gestione. In che senso? Nel senso che io non è che posso andare a sciare dappertutto. Non posso andare a recuperare quello stupido che è finito sotto la valanga. Quindi dovremmo rivederlo un po' questo discorso delle aree sciabili facendo delle mappe appunto di aree sciabili. Questo è un altro discorso interessante. Vediamo un po' adesso l'economia dello sport di queste grandi ditte che abbiamo qua in Piemonte che fanno attività, che fanno articoli sportivi. La Kappa, la Ferrino. Complimenti signori, che stiamo portando avanti un prodotto tecnico di qualità. La Kappa. Vi ricordo che si differenzia dalla roba di K, si differenzia dalla roba di K perché la K c'ha il simbolo grosso, né? C'ha il simbolo grosso, invece la roba di K ha il simbolo piccolino.
La K è la ditta che è lo sponsor della nazionale italiana di sci e quindi per fare capi altamente tecnici, da montagna, ma i capi altamente sono very cool. I capi da montagna sono fighi, anche i ragazzini che vanno a scuola, anch'io ho visto sempre i capi tecnici da montagna, perché secondo me la moda tecnica è caratteristica, è bella. Ma anche quando insegnavo a scuola, il preside, mi ricordo che ho avuto diversi preside, tanti dirigenti che hanno lavorato bene, ma un dirigente che ha lavorato veramente male. Adesso non è che voglio dire, voglio generalizzare, era di Forza Italia questo preside qui, tutta apparenza e niente sostanza, però era giacca e cravatta, vestito benissimo, mi rimproverava, mi diceva, Bertolini, lei è sempre vestito sportivo, ma ha concluso veramente poco, sto dirigente qua, perché lui era un dirigente che lavorava per gli alunni, per i genitori, per raccogliere voti e non per la scuola. E quindi capite bene che figure del genere dovrebbero essere eliminate dalla società. Comunque, capi tecnici. Il capo tecnico è figo, è più figo. Abbiamo visto, ci ricordiamo noi che eravamo della moda dei paninari, il Moncler, fighissimo, madonna quanto era bello, non c'avevamo un soldo in tasca, ma era veramente figo Moncler, dei paninari con le Timberland, i jeans, ragazzi, che figata. Ma c'è stata una moda quest'anno, questi capi tecnici sottilissimi che riparano dal freddo, il Cold Buster, la 400. C'era questa moda che i ragazzini per andare a scuola avevano questa giacca tecnica e c'era appunto il dualismo con un altro capo tecnico della Kiwi, un'altra ditta che ha avuto un po' di crisi, ha saputo ritornare, e il double con imbottito con colori diversi, era veramente figo, è roba italiana. Ma abbiamo un'altra ditta italiana che fa il lavoro sull'altra tecnologia da montagna, la Ferrino. La Ferrino non si mette a fare queste giacchette, queste cavolate qua. Lavora per l'80% sull'attrezzo tecnico e sull'attrezzo per il 20% sul capo tecnico. E si è specializzata per portare a casa il salvabile in questa crisi, per sopravvivere. Perché cosa abbiamo fatto? A partire dagli anni 70-80 abbiamo cominciato a delocalizzare. Abbiamo mandato prima l'Europa dell'Est, Corea, Taiwan, Cina, e adesso si sta pensando al dopo Cina. Cosa faremo adesso dopo Cina? E allora si è capito che la manodopera manca, la manodopera tecnica è sparita. Il saper fare, saper cucire l'abito da sposa, saper fare certe cose, è sparita questa manodopera tecnica. E abbiamo perso una grande cosa. E dobbiamo recuperarla. Ma detto questo, passiamo al turismo. Ma lì vieni a fare le vacanze in Liguria e vedrai come ti fregano. Da tutte le parti. Allora la gente non va più in Liguria, va in Romagna, perché i romagnoli ti accogliono bene. Col tortellino, vieni che ti diamo del tortello, vieni, torna la prossima volta. C'hanno questa cultura dell'ospitalità. E dobbiamo anche noi puntare su questa cultura, con tutte queste idee che arrivano dalla terra, sulla cultura dell'ospitalità. La gente va in Trentino, non va bene in Piemonte, perché c'è una cultura più ospitale, quindi è colpa un po' della nostra educazione del territorio. Il territorio preso come uno snack, mordi e fuggi, dove non ci sono strategie a lungo termine di sviluppo del territorio piemontese. Siamo andati incontro a uno sciacallaggio, a questi ecomostri, e in questo caso anche le Olimpiadi ci hanno lasciato qualcosa nella zona delle piste di Bob come ecomostri. E quindi dobbiamo rivedere il rapporto tra città e montagna. Città e montagna, che rapporto c'è? Sì, le montagne portano tutto via, le città portano tutto via dalla montagna, non danno niente. Ma poi la gente vuole tornare a farsi il giro in montagna. Ha capito che in città vai, sono passato l'altro giorno a Torino, una grande città, io ho vissuto anche per degli anni, ma
Mi trovo dell'oppressione su di salute, chiedono informazioni, ti guardano come un ladro, cioè non c'è fiducia. Dobbiamo invece far ritrovare alla gente questa fiducia, questo clima di familiarità che c'è in montagna. E quindi la montagna deve essere, dobbiamo vederla come un laboratorio di ricerca e innovazione. Noi giovani che siamo rimasti con tutte queste idee luci colorate. Un rapporto alpino per lo sviluppo, per lo sport, quindi non solo sci, ma anche ciaspole, percorsi sciistici, e fare delle cartine sui percorsi che si possono attivare, progetto triathlon d'estate, allenamenti d'estate, giri di mountain bike. Quindi ci vuole fare una imprenditorialità puntuale, artigianale sul saper fare. Ma c'è questa imprenditoria puntuale, c'è, ma manca una rete che colleghi tutto, che gestisca. Una rete che gestisca tutto, che dovrebbe essere il parco o qualche ente. Che non assuma solo amici degli amici, parenti e qualcosa, ma assuma della gente capace per portare avanti questo. A me non mi hanno mai assunto, hanno assunto degli altri, quindi tutte queste mie idee io ce l'ho, ma là dentro non lo so, i geologi che hanno, se hanno che cosa, perché poi uno quando è assunto da un ente pubblico c'è un po' la tendenza a sistemarsi, può darsi che anche io. Non, se fossi assunto da un ente pubblico non avrei fatto sicuramente questo video. E quindi sono quelli che hanno dei lavori stagionali, tipo le guide naturaliste, le guide sci, i maestri di sci d'inverno si devono specializzare d'estate per fare magari degli accompagnatori di mountain bike o fare percorsi formativi o cose tecniche, saper appassionare la gente scherzando, ridendo, spiegandogli anche delle cose interessanti. E perché certi e questa è la filiera. Cosa hanno fatto? Bisogna provare. Sì, certo, provare e sbagliare. In Alto Adige c'è stato, per esempio, quel periodo che hanno fatto le spa, mega strutture, che adesso non ci va più nessuno, non sono più di moda. Quindi si trovano sulla schiena con queste mega strutture. Però una cosa interessante l'hanno fatta in Val Gardena. Hanno fatto poche case per vacanze, hanno fatto tanti alberghi. Perché l'albergo, per assurdo, quando è brutto tempo, la gente ormai ha prenotato e ci deve andare. La casa per vacanze, se hai prenotato, poi non ci vai. E quindi con l'albergo la gente va anche se non c'è brutto tempo, e sicuramente avranno trovato da fare qualcosa. E lo sport. Ma lo sport bisogna, perché ci vogliono delle persone preparate in montagna? Perché nella montagna si rischia la vita, rischi di cadere, di farti male con gli sci, nelle escursioni, con la neve, con la nebbia, e quindi ci vuole qualcuno che ti dica, qualche volta ti dica sì, si può fare o no, non si può fare. Quindi non possiamo mettere, per esempio, a rifugio delle persone completamente esperte. Ci vogliono delle persone che ti trasmettano quello che sanno, che ti dicano cos'è pericoloso, cosa si può fare e cosa non si può fare. Ad esempio, un gestore di rifugio non può essere una persona completamente esperta. Ti dovrà dire: guarda che tu di lì, come sei vestito con quell'abbigliamento, di lì non devi salire. Oppure ti dirà: oggi non si scende, c'è nebbia, è pericoloso, sta nevicando. Il gestore di rifugio è quello che ti controlla quando parti per andare alla gita e ti rivede ritornare. Per assurdo, è una piccola guida spirituale della tua camminata. E poi, allegato a questo, c'è il discorso del CAI, del soccorso alpino, che dove succede qualcosa ti deve arrivare a salvare. E quindi cosa fare oltre lo sport? Bisogna parlare, secondo me, bisogna fare delle serate culturali e raccontare quali erano i lavori antichi. Le castagne, come si, la civiltà del castagno,
questo punto io mi rifaccio ai bellissimi film di Gastinelli, fantastici signori. Dovreste vedere La civiltà del castagno e quello la Ruvio, non lo so, quello sul fieno, quando si vede come veniva tagliato il fieno. Sono dei documentari storici che hanno immortalato e sono riusciti a raccontare ancora sulle parole dei vecchi anziani le attività che venivano fatte un tempo. È questo che dovremmo fare queste serate culturali, dove si parlerà di antiche attività, di geologia, di sport, di un po' di tutto, con persone capaci e con una certa cultura, e poi pian piano si creerà sistematicamente il punto di ritrovo in quel locale che chiamerà gente. È un po' come dire, io mi ricordo dal Bissola Marina, tanti anni fa l'inverno non c'era niente, anche d'estate morte vivente. Poi è aperto una discoteca che ha cominciato a funzionare e si è creata una filiera che tutti i locali hanno cominciato a funzionare. E un anno la gente andava da una parte, un anno la gente andava da un'altra parte, e adesso sembra quasi che grazie a una discoteca nata così, che poi tutti i vecchietti degli albissolesi non la volevano, è nata però una filiera di cultura. E questo che dovremmo riuscire a ricreare. Ma io da solo non ce la faccio, io ho tante idee. C'ho tante idee e nessuno mi ascolta. Non lo so come mai. Sto cercando con questo mio canale di raccontare a chi mi vuole e ha tempo, perché al giorno d'oggi non ci avete neanche tempo di ascoltare. Però la montagna, non dimentichiamoci, ogni anno è il settore che ha un più 10% anno. Più di 10% è tantissimo quando si va a vedere in certi settori, quando si dice è aumentato 1% in più, abbiamo il 2%, siamo saliti in grassa crescita. La montagna è 10% annuo, è tanto, quindi pensiamoci noi che siamo qui dal posto di fare qualcosa senza che la gente venga a sciacallare dall'esterno. Come quelli che organizzano i triathlon di Sterra, che fanno pagare delle tasse, delle quote di iscrizione di 80-100 euro per una gara, quando noi le organizziamo a 30. Non li dobbiamo fare entrare questa gente qua, perché questo è un sciacallaggio. Non puoi far pagare una iscrizione a una gara a 110 euro, io non la faccio. C'è gente che la fa, perché pensa che siamo noi a organizzare della montagna. Non è così. Quindi questi sciacalli dovremmo avere la fortuna di riconoscerli e il coraggio di mandarli a casa. Dire no, bello mio, tu vieni a sfruttare il mio ambiente montano, il mio ambiente di mare, di finale ligure per fare un'opera di sciacallaggio. Te ne vai a quel paese. Quindi, che altre idee possiamo avere? Altra idea, l'anello. Qualcuno penserà all'anello dell'amore, ma non sto facendo riferimento a questo. L'anello, cioè, va di moda adesso fare dei percorsi turistici di 2 o 3 tappe. Quindi arrivi in una località e c'hai 3 tappe da fare in bicicletta e ritorni nella stessa località. O con lo sci di fondo hai 3 tappe, o con lo sci alpinistico hai 3 tappe e poi ritorni alla stessa zona. Bisogna organizzare nei vari comuni dei percorsi ad anello o a stella che vai e torni, però organizzare la gente questi percorsi ad anello o ai percorsi a stella. Il centro di tutto quindi devono essere questi comuni, unioni di comuni o il parco, che si devono impegnare, perché abbiamo tante figure, i montanari che pensano alla montagna, alle mucche e al pascolo, abbiamo gli alpinisti che pensano ad arrivare fino a lì e poi dal rifugio alla vetta e basta. Abbiamo gli imprenditori che pensano di costruire le case, venderle e magari sfruttare l'ambiente che c'è per fare i soldi. Abbiamo gli albergatori che pensano solo a ospitare la gente. E quindi ognuno si interessa dei fatti propri e non c'è un interesse oggettivo per fare qualcosa nella montagna.
Sicuramente ci vorrebbero dei capitali, ma i capitali non bastano perché arrivano gli sciacallaggi, arrivano gli scalli. Ci vuole cultura, iniziativa e saper fare di gente preparata. Purtroppo, come ho detto prima, l'istituzione spesso antagonista non ci aiuta a fare un bel niente. Non ci aiuta a fare un bel niente. Non ci aiuta a fare un bel niente. Allora io concludo con la mia idea, perché è un'altra idea che è caduta dal cielo oggi. Parlavamo con Amos, abbiamo tante dighe qui, ma non si può fare niente. Non puoi nuotare, non puoi fare canoe, non puoi fare niente perché ci sono dell'Enel. Allora la mia idea è: facciamo a valle di questi invasi, facciamo un piccolo invaso turistico, ricettivo, dove ci sono le piste da sci di fondo, dove c'è la piscina. A valle facciamo un piccolo invaso per poter fare, organizzare qualche gara di triathlons e per poter far pescare i pescatori, per nuotare d'estate. Il mare qua entra acque. L'idea non è male, secondo me, perché un invaso con una diga in terra di un'altezza di qualche metro si va a inserire nell'alveo naturale, un alveo che non è soggetto a piene improvvise perché l'acqua è regimata a monte dalle dighe esistenti. In più questa diga potrebbe essere utilizzata per permettere l'apertura dello scarico di fondo della grande diga dell'Enel e quindi evitare che grossi quantitativi di fango vadano a finire nel torrente Gesso. Quindi vorremmo portarla avanti questa idea. Abbiamo visto che c'è la politica nel finanziare questi piccoli invasi e speriamo che anche l'Enel ci dia una mano, perché il comune tutti i soldi che riesce ad incassare con l'ICI li deve dare all'Enel. Tanti saluti, cultura, cultura nello sport, cultura nelle famiglie, cultura che si tramanda da padre in figlio, e spero io, per chi non ha avuto un padre sportivo, di riuscire a tramandare ai miei allievi questa cultura sportiva. Amici sportivi, da Super Berta, alla prossima appuntamento, e seguitemi perché con Berta tutto è gratis. Io vi ospito qui a Intrago, a casa mia, gratis. Venite, tanto sono sempre solo e mi farete solo che compagnia. Ciao a tutti, ragazzi, ciao.